涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video patch, ma è il video patch dell'anniversario. Ciao a tutti! Come c'è il Dariane? Ciao ragazzi! E vediamo dall'inizio questa schermata che ci dice, giusto che è carina come l'hanno fatta, quindi diamogliene merito per una volta. Felice terzo anniversario! E sì, siamo al terzo anniversario del gioco, io non gli avrei dato 3 anni di vita, onestamente. Cioè, il primo anno sì. Secondo anno no, quindi adesso vediamo questo terzo anno cosa ci dirà e cosa ci farà fare. Partiamo dal banner di questo pre-anniversario, la settimana prima dell'anniversario. Ci dicono Defteros, e va bene, ok, non gioia nel pool, e va bene, è la prima rerun, ci sta. Dario, penso siamo tutti d'accordo sul non pullateci nemmeno una gemmina piccolina? No, non serve. Ok. Poi cosa ci dice? Repair the Dimension Wall, che è l'evento PvE, diciamo, dal 31 al 30 settembre, che è molto comodo, che però non è ancora attivo effettivamente, perché giustamente con gli orari non si sa mai quale parto, dove e come parto. Magari c'è scritto da orario portivo. Non lo so, perché tipo l'altro evento che hanno messo è Realm of Spring, peccato che non funziona. Almeno in questo momento che stiamo registrando non funziona. E vabbè, diciamo che poi hanno messo l'evento del signorino Gunslinger, come l'hanno chiamato. Diciamo che come sempre le cose sono un po' random. Poi che hanno messo di molto carino il mantra di Singin doppio, quindi molto molto utile questa cosa. Il gattone che arriverà con Oneiros, la request del Gunslinger, quella che vi ho fatto appena vedere, Light Up Up, che mo vediamo perché parte all'1, quindi non c'è ancora attivo, Bounty Trial nuovo, che è molto comodo questo Bounty Trial che hanno messo, perché c'è sia la scelta del Cosmo doppia speed, il che rende pure la cosa abbastanza simpatica, perché è l'ultimo cofanetto, eccolo qui, che vi dà o un Ladon o un Tebes, e va bene, ok, ci sta. Poi in più vi dà i bouquet, i fiori e roba varia, dove hanno messo i fiori di Pandora. Cosa Pandora Commander nuova, insomma, di Oscambans e di Oneiros, che è l'unico modo attualmente di avere i fiori, cosa veramente pessima invece. Poi hanno messo un po' di roba della cosa nuova, le Cressidre, insomma, nulla di esagerato, però come sempre Cosmo SS doppia speed è utile, in più hanno messo i fiori, quindi utile e abbastanza worth, credo. Il limited time exchange è sempre il solito, il recharge è di coso, quindi skip. Temed Summon, va bene, giustamente ho fatto le 10 temporanee che mi erano avanzate. E la notizia più importante arriva al punto 6, Oneiros join the Sacred Duel. Di conseguenza tra il banner dell'anniversario si sapeva, ma quindi adesso sappiamo che uscirà settimana prossima. Adesso, Darione, la voce della verità. C'è un problema. Vabbè, ho buggato pure il codex, perfetto, tutto buggato oggi in questo gioco. C'è un problema, ovvero le notizie dal China. Perché? Perché hanno strabaffato Shura, ma veramente strabaffato, senza un ritegno, senza un senso, senza un motivo. Adesso vi porteremo un video poi più dettagliato quando si fermeranno da ste robe, perché non si sono ancora fermati. E io inizio a leggere di gente che skipperà Oneiros per Shura. Che ne pensi, Darione, di questa cosa? Il problema di skippare un SS è che è una scelta abbastanza definitiva. E se lo si skippa non lo si recupera. Questo è vero. Perché costa troppo. In più c'è da dire che Oneiros presenta delle meccaniche che nessun personaggio ha. Mentre Shura sì, ha delle meccaniche carine, ma è comunque sempre solo un DPS nuovo. Quindi non lo so, cioè non so se è una cosa sensata e se consigliarvi o meno di farla. Oneiros costa, l'abbiamo visto, lo sappiamo, anzi controlliamo un attimino adesso che ce l'hanno messo, se hanno cambiato qualche skill, non credo.
Recover, no, è lo stesso, quindi base può rimanere a 1, che è l'unica che può rimanere a 1 se è rimasto identico a come era un tempo. Damage 60, 5300. Sì, questa poteva andare anche a 4 se non ricordo male, ma 7, quindi 7, ah, sì, ok, il personaggio è rimasto lo stesso, quindi è 1555. Quanti sono dei Dominari 1555 di un SS? 60 tonni. 60 tonni, sono tanti, sono tanti tanti, anche perché Shura poi va comunque pesantemente skillato. È una scelta abbastanza difficile, però mi sento di dire che probabilmente, come diceva Dario, l'SS è più problematico poi da recuperare, l'S invece è in caso poi lo potete recuperare. Altra cosa che hanno messo è il Mistero Nuovo di Poi c'è il Pandora. fatto che gli S hanno tendenzialmente una vita più breve degli SS. Quello Cioè, il sicuramente. paragone che si può fare qua è tra Kanon, Gemini e Thanatos. Sono entrambi personaggi forti. Adesso Kanon sta anche rivivendo perché gli hanno fatto l'RC, però nel lungo periodo Thanatos è stato più forte di Kanon. Sì, Skippare Thanatos per ma fare Kanon era una cazzata. vero, può essere un esempio molto calzante, effettivamente. Qual è il problema? In questo E momento gli poi eventi. io l'avevo detto prima, l'avevo detto quando abbiamo parlato la prima volta di lui. Poteva Ioneios. avere senso, no, quando abbiamo fatto il primo video Ishura. di Shura, poteva aver senso pensare di skippare Oneiros se doveva skippare anche Ah, anche Pandora. Pandora, sì. Non mi ricordo. Pandora più Shura probabilmente sono più forti di Oneiros. Singolarmente. Ma più che altro non per Shura, ma per Pandora. Perché Pandora al momento è l'unica del suo tipo, l'unico vero supporto grosso. Shura, per quanto possano farlo forte, è comunque un DPS fisico. Non è detto che da 3 mesi non esca un DPS fisico più forte di lui. Cioè, No, no, sicuramente, è il cioè. punto, anche Milo, quando è uscito Milo DC, era il DPS fisico più forte del gioco. E adesso non lo è più e non Sai è che neanche più secondo me è giocato. proprio per questa assonanza che l'ha imbuffata ancora di più. Ok, da noi è arrivato. Ok, no. È arrivato comunque arabo Neiros. Non ho capito perché questa roba ce l'ha solo Neiros, ma va bene. È arabo, nel senso che, come vedete, la coda è Va al contrario, completamente, sì. sì, sfasata, senza un ritegno. Qual è la cosa che mi fa felice? È che almeno le animazioni per adesso sembrano non buggate ed è già un passo avanti rispetto al Child, Ma per le chi si pagano ricorda. settimana prossima, non è E fermo. infatti il rischio che vengano buggate settimana prossima è molto molto alto. Ah già, lui si autoscudava, non c'era manco bisogno. Infatti voglio vedere un attimo se hanno rotto l'altra in realtà. No, ok, non escono fuori dallo schermo le palle, non impazziscono come facevano nel Chime. Ok, dai, già è un passo avanti. Comunque non saprei, ragazzi, perché allora Oneiros è un personaggio che comunque si può bannare. Però non è uno di quei Ma anche personaggi. Shura, se per Esatto, quello. perché non è Oneiros uno di quei personaggi che io direi è permaban. Perché c'è gente più forte di lui, quindi non so se sprecherei mai un mio ban per Oneiros. Solo che se poi lo skippate è un casino. È una scelta abbastanza difficile. Ok, eccola qua. Ok, c'è la trasformazione, non è buggata l'animazione. Ok, eccola qui, che nei vecchi video non l'abbiamo mai fatta vedere perché era buggato nel China. Molto carino, molto molto carino, dai. Occupa tre quarti dello schermo, però è molto molto carino. Okay. E non lo so, ovviamente noi questa settimana lo proveremo in Sacred, ve lo portiamo come video, poi settimana prossima che esce vi porteremo tanti video al riguardo. Però mi dovete far sapere, lasciando tanti like, se volete gli aggiornamenti su Shura invece, per vedere prima Shura e fare oppure se volete proprio un video paragone. Non lo so, perché è difficile in questo momento decidere cosa dire e cosa non dire. Però è positivo che ci siano personaggi che facciano venire il dubbio se fare o non un SS. Almeno vuol dire che c'è qualche alternativa.
Questa comunque era la patch. L'unica cosa che non abbiamo ancora detto di questa patch è il Q&A, che a me sinceramente fa un po' storcere il naso. Quando metterete Pegasus, ovviamente in questo caso si parla di Temma, ovviamente, nelle Advanced Pool, al momento Pegasus è ottenibile solo tramite l'Expedition del Santuario, che sono aperte una volta al mese. Pegasus Forse nel in un futuro, futuro. forse per esatto, in quello volevo andare su, forse, ma che scelta del cazzo è? Ma tanto che cambia, è un E personaggio no, è che talmente nel inutile, Will, ma nel ma anche Will, nel Will è inutile, è un B. quello è Pesa vero, quello è vero. quanto una skill di un S. Tu averlo lui 444 è come avere una skill in più su un S. È Forse è inutile. vero, però perché c'è sta scelta? Non ha senso. Boh, vabbè. Meglio che Vabbè. l'abbiano fatto con un B che non con altre cose, quindi su questo sono d'accordissimo. Vabbè, ragazzi, domani esce il video sulle incisioni, sabato esce il video su Ophiuco e boh, noi ci vediamo quindi domani. Ciao ciao! Ciao!